Ciao ragazzi e ciao ragazze, anzi oggi devo dire ciao ragazze perché sto per fare un haul casalingo di Maison du Monde, Eurostock e quel negozio che si chiama appunto Casa. Di solito Maison du Monde e il negozio Casa sono sempre vicini e questa cosa devo dire che non è affatto buona. Scusate l'abbigliamento, ma sto troppo comoda con le felpe del mio fidanzato. Ditemi se anche voi fregate le felpe ai vostri fidanzati e ve le mettete su a mo' di giacchettino quando fa un po' freddo. Io lo faccio sempre. Praticamente utilizzo più i suoi vestiti che i miei. Comunque, parto subito. Mi dispiace solo che i prezzi purtroppo non li so perché io ho questo brutto vizio di buttare sempre gli scontrini e quindi sinceramente non lo so, ragazzi, magari guardate sul sito. Sicuramente sono cose che ci sono, quindi le troverete. Parto da Maison du Monde, dove appunto ho preso queste tovagliette, dovrebbero essere 6 tovagliette appunto per apparecchiare. Io queste le utilizzo per fare colazione, per fare un pranzo veloce, anche con amici se proprio non si ha voglia di mettere la tovaglia, solite cose, insomma. Queste sono plastificate, però sono morbide, insomma, non lo so, sono tutte intrecciate, così grigie a bollini a pois bianchi e mi sono piaciute tanto. Se non sbaglio, mi sembra che costino 5 euro l'una, troppo, non lo so, non ricordo sinceramente. Comunque, queste qua sono lavabili e facilmente appunto lavabili. Poi, sempre da Maison du Monde, ho preso questo barattolino. Non so se riesco a farvelo vedere, così che ha appunto il tappo ermetico, il legno, così è semplice. Non so se è la nuova collezione, ma non lo so sinceramente, non vorrei dirvi cavolate. Quindi fatto così, tutto carino carino, mi piaceva per appunto riporre magari, sapete quando avete i sacchettini di semi di sesamo, tutte quelle cose un po' sparse, le mettiamo qua dentro, tac, e non fanno l'effetto appunto bullying. Poi ho preso questa, anzi queste due, perché credo siano coordinate, queste due tazze mug, come dir si voglia, insomma. Ve ne faccio vedere una alla volta. Questa qua è beige appunto, con le righine rosse, la stellina così beige e blu, e ha appunto questo tappino in silicone e dentro è così. Mentre l'altra invece è più diciamo sui toni del rosso. Mi piacevano perché sono così, hanno un po' quest'aria vintage, non lo so, mi piacevano e inoltre le utilizzeremo anche appunto per bere magari la mattina i nostri intrugli vari. E da Maison du Monde basta, anche perché appunto non è che sia un negozio poi così tanto economico e bisogna tenere le manine un po' a posto. Mentre da casa, che devo dire che ha delle cose fantastiche e che costano poco rispetto a Maison du Monde, ho preso, questo mi serviva, quindi non mi potete dire nulla. Tra l'altro l'ho preso anche parecchio tempo fa ed è stato un regalo di Natale, non ricordo, sì, credo Natale. Il bollitore per l'acqua, tac, così. Sembra molto resistente, è in, boh, in un qualche materiale resistente e nulla, si apre così. Vedete anche che comunque ha un bello spessore e nulla, questo l'ho preso perché sinceramente mi serviva un bollitore, ma non me ne sono resa conto che mi serviva fin quando a Natale appunto dovevo fare il punch per tutti e non sapevo dove far bollire l'acqua. Ho detto caspiterina, ho bisogno di un bollitore. E quindi nulla, bollitore, panna così carino, mi sembrava molto carino. Poi, sempre da casa ho preso questo portacandele, in realtà ne ho presi due, tutto così lucido in ceramica, credo, e ci ho preso le candeline così arancioni, perché appunto le metto in sala, che di qua e di là della televisione, perché ho la sala arancione, i muri della sala sono arancioni, quindi mi piacevano arancioni. Poi, sempre da casa, ho preso questo tris, se riesco a farvele vedere tutti insieme, di candele, ma sono tre finte marmellatine, diciamo, e sopra tra l'altro hanno pure il disegno, vedete? Non vorrei fare danni, ma sto rischiando, sto rischiando.
Quindi questa è l'arancio, questa è la mela, questa è la fragola. E mi piace da mettere anche magari sulla cucina in qualche... La cucina ancora mi deve arrivare, però so che ci sarà un pezzo a vista, quindi ci saranno dei buchini dove infilare oggettini. Allora ho detto, vabbè, poi per il prezzo che avevano, comunque erano molto molto economiche queste qua, le ho prese. Ultima cosa che ho preso da casa sono queste due ciotole, sono esattamente identiche. Nella linea appunto cinese, giapponese, non so, sinceramente credo giapponese, con tutti gli origami, troppo carine, sui toni del verde, così. Tra l'altro sono marchiate Orient. Non so se vedete, ma non credo perché la mia videocamera non è un granché. Quindi due di queste, e queste sono davvero carine anche per la miso, per le zuppe, troppo buone, troppo utili. Ultima cosa che la stra amo, presa da Eurostock, che sinceramente non so se è un negozio che sta solo qui dalle mie parti o è comunque una catena, però io ve lo faccio vedere. Comunque è una cosa che ho visto anche in altri negozi, quindi magari potete trovarla. Ed è questo meraviglioso barattolone. I confetti ce li ho messi io, in realtà si vende vuoto, e ha questo tappo. Ora vi faccio vedere meglio, pesa una cifra. Questo tappo così a forma di torta. Ma quanto è bello, ma quanto è carino. Cioè io veramente impazzisco per queste cose qua. Poi c'è questo fiocchetto e la base così rosa. È troppo troppo carino, veramente. E nulla, questo qua. Devo dire che veniva venduto come oggetto pasquale. Io in realtà, sinceramente, dato che comunque gli ovetti ce li ho messi io, quindi era vuoto, poteva anche essere benissimo una cosa per tutto l'anno, non capisco perché, che cosa abbia di pasquale. Comunque, c'erano tantissimi colori, c'era quella fetta di torta verde, ripieno marrone, insomma, c'erano tantissimi colori. Io ho adorato questo rosa con il verde, troppo carino. E nulla ragazze, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, questo era un video più leggero, più tranquillo, e niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!